Ciao a tutti e benvenuti in Cucina Origami. Io sono Elena e oggi facciamo un piatto di pesce velocissimo, merluzzo in crosta di sesamo accompagnato con delle verdure saltate. Tagliamo il pesce a strisce larghe 2 cm e mezzo. Prepariamo la marinatura. 3 fettine di zenzero fresco, un cipollotto, 2 cucchiai di vino di riso, sale e pepe. Ricopriamo il pesce con questa marinatura e lasciamolo da parte. Il pesce deve marinare 20 minuti, perciò mentre aspettiamo prepariamo le verdure. Oggi ho deciso di fare dei semplici spinaci con aglio e peperoncino, ma voi potete utilizzare tutte le verdure che vi piacciono di più. Le verdure sono pronte, perciò possiamo passare alla cottura del pesce. Togliamo il pesce dalla marinatura e asciughiamolo. Passiamolo prima nell'uovo, poi nei semi di sesamo. Scaldiamo bene dell'olio in una padella e friggiamo per 1 minuto da un lato e 1 minuto dall'altro. Facciamo scolare i filetti croccanti su della carta da cucina e il piatto è pronto. Se volete potete utilizzare anche un altro tipo di pesce compatto, per esempio del salmone come ho fatto io oggi. Questi filetti si accompagnano benissimo sia alla salsa agrodolce che alla salsa piccante. Io spero che questo video vi sia piaciuto, la ricetta come sempre la trovate giù nell'info box. Grazie per avermi seguita e noi ci rivediamo al prossimo video di Cucina Origami. Ciao! Thank you.